ragazzi, sono Happy, bentornati su Mega Wow! Allora amici, lo sapete che io ogni tanto ho un po' delle manie da megalomane? Cioè, mi piacciono le cose super giganti, anzi, mega giganti! E quindi perché accontentarsi di una caramella normale? Io voglio sapere se può esistere una caramella gigante! E così ho deciso di sfidare Cinzia. Oggi dovrà provare a creare una Goleador grossa così. Ehi, ciao a tutti, ciao Happy! Benvenuti in questo nuovo video! Oggi creeremo una Goleador gigante! Ah! Oh mio Dio, guardate! Ah! Apriamone una, deve essere proprio così. Voglio una Goleador gigante così! Ok. Coca-Cola! Buonissima! Adesso andiamo a lavorare su queste Goleador. Le dobbiamo tagliare perché dobbiamo fare appunto il pezzo chiaro e il pezzo scuro. Andiamo a prendere o un coltello o una forbice e... No, si tagliano. Andiamole a tagliare! È un po' difficile la cosa. Aiuto! Sto aprendo tutte le Goleador, ci vuole un po' di tempo direi. La situazione per adesso è questa. Ah, una montagna di Goleador e tanta carta. Non ci posso credere, quante sono? Ho le allucinazioni, quante sono? 100, 200, 300, 400, non ci sto capendo più niente. Non bastano. Continuiamo! 200 Goleador! Oh mio Dio! Carte! E adesso vado a dividerle tutte! Aiuto! Ci vorrà un po' di tempo! Aiuto! Aiuto! Mi sono stancata, guardate. Mamma mia, quante sono! Ah! Adesso mettiamola a bagnomaria o nel microonde. L'importante è che si sciolgano. Sciogliamo queste Goleador. Qual è il vostro lato preferito? Questo o questo? Questo è molto buono. Voglio mangiarlo! No, devo aspettare la Goleador gigante e poi darò un morso a quella Goleador. Cavolo, mi prenda un colpo! Ciotoline. Le caramelle tutte qua dentro. Mamma mia! Sembra cioccolata. No, sono caramelle Coca-Cola! Ok, adesso andiamo a scioglierle. Forza care, scioglietevi! Sì, forza! Oh mio Dio, che odore! Questa è la situazione, ragazzi. Deve sciogliere ancora un po', però ci siamo quasi. Qui verrà messa la Super Goleador. Ora sono gelosissimo! Anche io voglio la Super Goleador! Coca-Cola super pronta. Coca-Cola scura, Coca-Cola chiara. Andiamo a stendere la Coca-Cola scura. Oh mamma mia ragazzi, è bellissimo. Tutta qui. Oh mio Dio. La calda. Do una forma intanto. È un disastro. Aiuto ragazzi. Troppo appiccicoso. Ce la posso fare. Andiamo a versare dopo tante peripezie quello chiaro qui sopra. Ok, sta prendendo più forma. Benissimo. Ah, si appiccica, sono un disastro. Dai che ce la faccio. Yeah, aiuto. È super appiccicoso. Ho liberato le mani finalmente. Devo solo bagnarle un po' in modo tale che non si appiccicano. Che stanchezza, non ce la faccio più. Tipo mi sono incollata le mani 3000 volte. Però ho la mia Goleador qui. Oh, di nuovo. Ovviamente deve solidificare, quindi la lasciamo qui a solidificare, ad asciugarsi. Vedremo dopo il risultato. Benissimo, ci siamo! Ho fatto asciugare per una notte la nostra Goleador gigante. Siete curiosi di vederla? Siete curiosi? Perché io sono super soddisfatta. Siete pronti? Eccola qui! Sto scherzando.
Questa è la Goliador normale. Questa è la Goliador gigante. Oh mio Dio, non ci entra neanche. È gigante. È proprio gigantesca, aiuto. Faccio vedere questa e questa. Guardate che differenza che c'è. Però ci siamo riusciti. Dopo mille peripezie siamo riusciti a creare la nostra Goliador gigante. È bellissima. Vado ad assaggiarla. Siamo pronti? Vado. Oh mio Dio. Qual è il morso che ha dato? Oddio, si appiccica i denti. Secondo me ad una festa di compleanno con questa farete un figurone, ragazzi. Cioè, guardate. E questo è stato il mio morso. Posso offrirla ad un esercito? Happy, che ne pensi? La vuoi un po' di Goliador tu? Va bene, ragazzi, io vado a mangiare la mia Goliador. Mi raccomando, iscrivetevi al canale di Mega Wow, perché queste cose sono wow. Ciao, continuate a seguirmi. Ciao. Oh no, Cinzia mi ha fregato. Non avevo mai visto una caramella così grossa. Pensavo di essere io il re delle caramelle. E invece, quante ne aveva poi? Io ho qui il mio barattolino e adesso che cosa ci faccio con queste? Le do il gatto? No, meglio di no. Amici, iscrivetevi al canale e fatemi sapere nei commenti quanti chili pesava secondo voi la super caramella di Cinzia. Ciao.